Buonasera a tutti, buonasera qui a Europa 7 alla serata Paolo Sillo Slabini, che ho l'onore e il piacere di introdurre. E vorrei immediatamente presentare i nostri ospiti che parleranno di questo grandissimo economista italiano, Paolo Sillo Slabini, che è mancato pochi mesi fa. Abbiamo qui alla mia destra l'editore che è eh, la terza, naturalmente eh, è anche editore dell'ultimo libro di Paolo Siloslavini, abbiamo accanto all'editore Giuseppe La Terza, abbiamo Antonio Padellaro che è il direttore dell'unità e Paolo Siloslavini era un assiduo giornalista, Contribuente no, ai sì, sì. giornali, e abbiamo Elio Veltri che è professore, ex eh, deputato e eh, ha avuto anche il grande piacere di avere eh, condotto tante battaglie civili con Paolo Sillo Slabini. E adesso però vorrei andare prima a dare la parola al figlio Francesco Sillo Slabini, eh, eh, e eh, eh, penso che tu possa fare l'introduzione in questa serata. Eh, diciamo che do breve in, eh, appunto onorare tuo padre e la sua figura per l'Italia, la sua importanza per l'Italia Francesco? Sì, grazie mille beh, diciamo, questa trasmissione è venuta fuori grazie innanzitutto al grande affetto che ho visto da parte di, di Udo Gumpel, di tutte le persone qua in studio e anche del dottor Di Stefano che è, è il direttore di questa emittente e questo affetto l'ho trovato anche in tantissimi articoli che sono usciti dopo la scomparsa di mio padre, su tantissimi giornali, quasi inaspettatamente giornali di, di, di destra, giornali di sinistra, giornali grandi, giornali piccoli, ma soprattutto giornali in cui lui non pubblicava più e in cui il suo nome e le sue battaglie erano completamente cancellate almeno negli ultimi 5-10 anni. Poi chiaramente abbiamo qui il direttore dell'unità e sull'unità invece lui ha collaborato in maniera molto assidua perché l'unità ha rappresentato in questi anni un presidio di libera informazione. Dunque noi abbiamo perso un padre, io mio fratello è un personaggio chiaramente che va anche al di là del fatto di essere stato un economista, un maestro, una persona che è stato un punto di riferimento anche per tante battaglie civili. Però ecco, io spero che le persone che lo hanno conosciuto, che ne hanno apprezzato il valore, ne seguiranno un pochettino l'esempio e soprattutto porteranno avanti le battaglie civili e politiche con la passione che era propria di papà. Allora, io chiedo alla regia di far partire il primo contributo di Paolo Siloslabini del suo ultima, della sua ultima intervista che era rilasciato pochi giorni prima della sua morte. Il mio giudizio sul governo Berlusconi è radicalmente negativo perché ma questo ormai lo pensano tutti, sia in Italia che fuori, ha messo in cantiere con una fretta non ben comprensibile immediatamente. Tutti i provvedimenti per il proprio uso per i familiari. Tassa di successione eh, abolita anche per i molto ricchi, cosa che in nessun paese anche governato da destra, è stato fatto. Poi subito le misure sulle arrogatorie, eh, chiamata legge Previti, perché si salvava soprattutto il suo collaboratore a cui tiene tanto, uh, e le altre, una peggiore dell'altra, in bilancio, che tra l'altro anche qui non è moralistico. Se io, impresa straniera, devo investire in Italia, mi devo porre il problema, quale contabilità devo usare? Quella che si usa in un paese come il mio, cioè civile, con delle regole? O quella italiana. Se uso quella mia so in difficoltà perché gli altri hanno il vantaggio di poter fare anche falsificare i bilanci con pochissimi danni. Se uso quella italiana e devo tenere due conti, alla fine invece di andare in Italia vado in Francia, oppure in Germania, oppure in Irlanda. Quindi è un danno anche economico quello del falso bilancio. Forse la cosa più atroce è quella delle, eh, della sanatoria dei capitali illeciti, perché ha tre aspetti, uno quello dei capitali di qualunque provenienza, anche la più atroce, anche la mafiosa, anche quella del crimine, qualunque cosa, ah, anche quella delle baby prostitute che, che possono dare un sacco di soldi nascosti e che poi diventano ufficiali con pochissime spese. Poi c'è il problema della sanatoria che diventa generale perché si fa presto a esportare capitali Ormai è facilissimo anche prima di queste leggi a rimportarli e dare una cosa in modo da scappare alle tasse e di evitare le tasse. E infine l'ha fatto notare Uccumare, uno dei maggiori tributari, tributaristi eh, italiani. Non c'è un limite di tempo, quindi c'è libertà di delinquere anche nel futuro. Tutto questo riguarda l'Italia ma riguarda anche l'Europa e questo credo che gli europei cominciano a capirlo. per questo... Si preoccupano tanto di Berlusconi, non puramente per ragioni morali. Allora, io chiedo appunto anche un, una prima impressione all'editore giornalistico, appunto al, all'unità Antonio Padellaro, perché anche ha collaborato tanto e con grande piacere, credo. Anche. Assolutamente. Allora, eh, Paolo Silvio Salabini è arrivato all'unità eh, grazie all'amicizia con Furio Colombo. Eh, Furio Colombo, eh, quando abbiamo cominciato cinque anni fa, abbiamo fatto il primo compleanno, il compleanno pochi giorni fa, dei primi cinque anni, speriamo che ce ne siano tanti altri ancora per l'unità. Eh, ognuno di noi aveva portato degli amici, dei collaboratori, delle persone che potevano rimettere in, in sesto questo giornale, dandogli quell'apertura di giornale di opposizione più, più vasta che, a, noi, a cui noi tenevamo molto. E Paolo Silo Sarabini è stato uno dei primi entusiasti e io lo ricordo esattamente come lo avete ritratto in questa bellissima fotografia, perché lo ricordo come saggio, sapiente, appassionato, ma ironico, l'ironia anche nel descrivere. Questo paese, eh, come dice, abbiamo ascoltato prima, dedito alla libertà di, 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 di delinquere. Cioè lui accompagnava queste denunce drammatiche con un sorriso che era di maniera di, di, di sarcasmo, tale per cui non solo le rendeva più credibili, ma le spiegava anche, aveva questa capacità di spiegare anche al lettore meno attrezzato, l'enormità del, dello scandalo politico a cui abbiamo assistito in questi anni. E io devo dire che la caratteristica, di, dunque, lunghe telefonate, perché lui è, è, la telefonata nasceva sempre così: ah, vorrei scrivere una cosa sul so, conflitto di interessi. Eh, e poi si cominciava a parlare, si cominciava a parlare si cominciava a, e, ci, e ci divertivamo perché lui in, in, metteva sempre nuova carne al fuoco, e, e, e ovviamente suscitando la, la curiosità dell'interlocutore, in questo caso. Ho finito, no, io ho furio. Mi la definizione migliore di Paolo Silos Sorabini, avevo detto il professore, eh, lo scienziato, io direi il cittadino, il cittadino Silos Sorabini. Lui ha incarnato, impersonato le virtù del cittadino che non si arrende di fronte alla prepotenza e vuole analizzare, capire, andare avanti e denunciare il coraggio del cittadino. Penso che è veramente un'esperienza eh, che tutti noi che abbiamo avuto la fortuna di aver conosciuto Paolo Silo Slabini possiamo firmare e sottoscrivere senza dichiarare il falso, no? senza eh, che sia un contratto falso. Eh, Elio Vetri eh, ha conosciuto Paolo S Silo Slabini appunto anche lui, però facciamolo raccontare a Elio Vetri. Ma io l'ho conosciuto per telegramma nel 74, lui era a Cosenza, doveva mettere sull'Università di Cosenza insieme ad Andreatta ebbe uno scontro con Giacomo Mancini de, che era un leader importante del Partito Socialista che lo ferì profondamente questo scontro. Io ero sindaco di Pavia, gli mandai un telegramma di solidarietà a Paolo, eh, non a Mancini e lo resi pubblico, non lo conoscevo. Lui dopo mh, 30 anni... E un giorno che stavamo andando da Coferrati e ha tirato fuori dalla tasca sto telegramma e mi ha dato la copia. Ha detto me l'hai mandato, e ne, non mi ricordo se era il 74 o il 75, l'ho conservato, l'ho messo sul muro, in una piccola cornice e quindi me l'ha ridato. E la cosa mi ha fatto molto piacere, quindi noi eravamo già amici. Senza conoscerci personalmente, poi negli ultimi dieci anni questa conoscenza si è intensificata enormemente, soprattutto diciamo, dal 1996 in poi, quando io sono diventato deputato, ed è stato un rapporto quotidiano perché Paolo ci sentivamo tutti i giorni, alcuni giorni, più volte al giorno. Avevamo una matrice comune che era quella socialista e liberal socialista che ci accomunava e Francesco, e finisco, ha detto io spero che le persone che gli hanno dimostrato tanto affetto ne seguano l'esempio bene, comportarsi come Paolo Silos Labini non è facile, è, proprio, è difficilissimo perché non, era anche indulgente verso chi sbagliava però i compromessi e le furbizie non le sopportava minimamente, era molto drastico e rompeva anche rapporti personali e amicizie se si accorgeva che l'interlocutore voleva fare il furbo. Francesco Silo Slabini eh, io abbiamo raccolto appunto, una testimonianza eh, di Bea che è veramente eh, un esempio del, del contatto che Silo Slabini aveva con la gente. E adesso eh, chiedo alla regia di far partire appunto il contributo di Oliveira Obea. In realtà io ho conosciuto tardissimo, purtroppo, eh, Silo Slabini eh, soltanto qualche mese fa. Nell'estate del 2005 ricevo una telefonata quasi incredibile, devo dire che mi tocca molto emotivamente ricordarmela, ricevo una telefonata non solo... Mi ricordo addirittura, stavo per dire non mi ricordo dove fossi, me lo ricordo invece, avrei mentito, me lo ricordo precisamente, stavo facendo una balorda fila alle poste in un ufficio eh, stremenzito, accaldato e faticoso eh, dalle parti di Via Crotinale a un pezzo qui a Roma. E mi arriva una telefonata mentre ero in fila quindi non ero nello stato d'animo migliore per ricevere telefonate di un certo tipo, perché stavo credo per litigare con quello davanti, sicuramente per litigare con quello di dietro che cercava di passarmi avanti e in, in, in realtà metaforicamente per, il, per litigare con l'Italia, un'Italia che non funziona e che, che, che non funziona lo si vede intanto dalla fila alle poste e io per anni mi sono occupato come giornalismo di tipo civico di queste nequizie, di queste nefandezze italiane. Che non lo, non, non ci permettono pare di funzionare da paese decente. Insomma, ricevo una telefonata e una voce vivacissima mi dice: Ah, bravo, Bea, complimenti, grazie, ho ricevuto il libro, perfetto, e via. Dice. E io dico: Sì, ho capito, ma pronto? Sì, ma chi è? Ah, mi sono dimenticato, sono Paolo, sono Paolo, Silo Slabini. E io, sempre con lo spirito della posta e della fila, ero incredulo. E dico, ma professore, ma come ha avuto? E gli faccio la domanda più idiota, ma come ha fatto ad avere il mio numero? E non mi ha detto, e lo racconto, adesso spiego perché mi ha fatto tanta impressione anche la modalità. E dice, ma è semplice, ho telefonato all'unità. Io leggo i tuoi articoli, ho telefonato all'unità, sai che spesso usciamo insieme vicino nella pagina, una cosa bella di questo genere, e io ho onorato anche solo da questa associazione eh, grafica, da questa compresenza grafica, e gli ho telefonato alla segreteria di redazione e gli ho detto sono Silo Slabini, mi date il numero di Olimero Bea, mi hanno dato il cellulare, eccomi qua che ti chiamo. Io avevo appena fatto uscire un libro, quello appunto mandato a Silo Slavini, intitolato Crescete e prostituitevi, che lui cita anche nell'ultimo libro ai Serve Italia. E, e Crescete e prostituitevi, con la A commerciale, fra crescete e prostituitevi, parla di un sacco di cose, parla dell'Italia berlusconizzata, parla dei guasti della sinistra e per certi versi parla anche di economia. Naturalmente a modo mio, la profano in tutto, come, come, come è noto. E, e io sostengo, sostenevo, sostengo tuttora, perché le cose sono eh, nel, nei mesi solo peggiorate, che in questo paese da un pezzo lavoro e denaro non abbiano niente a che vedere fra loro. E quando per telefono gli ho detto questa cosa qui, lui mi ha detto devi venirmi a trovarli perché ne dobbiamo parlare. Insomma io fra l'onorato, il commosso e eh, davvero il, il sorpreso, sempre per via della fila alle poste, mi sono detto certo che queste poste sono fuoriere di, di sorprese nonostante tutto sono andato a trovarlo un paio di volte a, a casa sua e una volta mi ricordo che non sentiva perché, perché eh, insomma morale della falda mi ricordo che è stato un'ora sotto, eh, aspettavano eh, e non veniva a aprire finalmente è riuscito eh, insomma ora la favola, stava in pigiama so, siamo stati insieme aveva avuto dei problemi eh, ma poi racconto queste cose perché poi la grandezza interiore delle persone eh, si vede come quella del diavolo nei dettagli si annina nei dettagli in pigiama stava a trafficare con, con un ragazzino naturalmente perché è molto più giovane lui adesso che non c'è più fisicamente della maggior parte di, di, di figli e nipoti in senso eh, metaforico di quest'Italia invecchiatissima e eh, senza vivacità, lui con la, la vivacità di un ragazzino stava trafficando al computer perché si vede che gli era sfuggito un click sbagliato e allora stava, gli aveva mandato tutte le lettere che erano per lui, le aveva mandate direttamente al sole 24 ore, una cosa del genere, allora mi chiese aiuto. Siamo stati lì a trafficare e abbiamo mischiato questi, questi, questi servizi di dozzina eh, tecnologica, neotecnologica. A conversazioni su Marx, su come predicava bene e razzolava male per certi versi, su come si credesse un Dio, insomma, praticamente mi ha fatto un sunto del suo pensiero eh, ottuagenario mentre con una mano cercava di trafficare. diceva Adesso dammi una mano qui, che qui se no chiamiamo subito il sole e chiamiamo il sole. Dice: Però bisogna chiamare anche quelli che hanno spedito, e chiamiamo quelli che hanno spedito la mail eh, a me invece che a me, Paolo Silasbini, invece io l'ho girata senza volere al sole, e, insomma, e a quel punto eh, gli ho detto a fine io ho detto sì va bene professore ma che professore Diamoci di più che professore eh? dico vabbè senti Paolo ma il discorso del lavoro e del denaro di crescere prostituite perché è giusto se è giusto e perché è sbagliato è sbagliato ma no è giusto di fondo come si può pensare il denaro staccato dall'opera degli uomini e così abbiamo cominciato a parlare questo ci ha permesso poi di arrivare in fretta e furia, o forse c'eravamo già partiti, da un discorso su Berlusconi, ma Berlusconi in persona davvero è poco interessante. Se fosse solo lui, non staremmo a parlarne da tanti anni. È che questo ha, ha, ha bloccato, ha, messo, ha incelofanato, ha chiuso dentro un pacchetto di celofan un paese e si, si vive dentro questo celofan come se non fosse celofanato il paese, come se questa, questo celofan non esistesse. Si spera che, insomma, e elettoralmente, e in generale, culturalmente, si riesca a lacerare questo cielo. Lo dobbiamo a noi stessi e lo dobbiamo anche a uno come Paolo Silos Labini Vorrei chiedere all'editore Giuseppe Laterza com'era il lavoro con Paolo Sillo Slavini, che è appunto un grande scienziato, una persona eh, che aveva da dire qualcosa al paese. Ma voi l'avete aiutato oppure nasceva Sillo Slavini così come l'abbiamo visto anche in televisione? Com'era da scrittore? Ma, eh, Paolo eh, era uno scrittore di straordinaria efficacia. Ehm portava nella parola scritta la stessa forza di critica e anche di sarcasmo di cui parlava Padellaro prima. Ed era un autore al tempo stesso di grande capacità teorica, è stato riconosciuto anche all'estero come uno dei grandi economisti mondiali. Le sue opere sono citate nei manuali americani. E al tempo stesso una persona molto pratica. Ricordo un episodio quando pubblicavamo il libro Berlusconi e gli anticorpi. Consegnò il datilo scritto dicendo ho oh, un titolo. Paolo pensava sempre ai titoli. Secondo me si deve chiamare Berlusconi e gli anticorpi. Perché vedi, mi disse, il problema è che gente come Berlusconi ce n'è in tutto il mondo. Il problema è perché mancano da noi gli anticorpi. Quando il libro uscì, Paolo non stava bene era in clinica e io gli portai la copertina che era una copertina molto divertente avevo fatto gli portai il libro che è un momento molto emozionante per l'autore Paolo lo prese in mano lo guardò gli disse ah sì mi piace lo mise accanto e cominciò a parlare di un'altra cosa che in quel momento gli premeva della vita politica dell'attualità e questo è straordinario perché in un uomo così presente come lui non c'era nessun elemento di autocompiacimento era già nella sua battaglia successiva. Ecco, questo è stato un esempio, è un esempio anche di disinteresse del cittadino Silos, eh, personale e massimo interesse pubblico, un esempio straordinario per tutti. Io capisco anche il direttore dell'Unità, eh, che sarà anche, che gli manca anche una grande voce, eh, una grande firma del giornale, fuori dubbio, e per fargli un piacere abbiamo portato adesso... Un'altra grande firma dell'unità, Marco Travaglio, che lui racconta del suo incontro con Paolo Silos Labini. E chiedo di far partire il contributo. Io per Paolo Silos Labini ho sempre avuto una venerazione perché occupandomi di storia della mafia e dell'antimafia mi eh, è capitato questo strano caso. Di una persona che aveva deciso di rompere i rapporti con Salvo Lima e con il mondo di Andreotti ben prima che intervenissero i magistrati, a dimostrazione del fatto che le accuse di giustizialismo fatte in questi anni a chi ha semplicemente difeso la legalità fanno ridere perché chiunque conosca un po' le cose del mondo sa individuare gli amici della mafia ben prima che la magistratura raccolga le prove per condannarli o per prescriverli. E quindi il caso di Silio Slabini, che nel 1974, quando Salvo Lima diventa sottosegretario al bilancio imposto da Andreotti, eh, impone l'out out, -out eh, o Salvo Lima o io, nel momento in cui Salvo Lima non ha nemmeno un'incriminazione giudiziaria, è un, è un insegnamento, è un comportamento di vita e di eticità che è rimasto purtroppo. Uh, isolato, per cui Rara Avis nel 74, un signore che faceva l'economista, al quale nessuno chiedeva un particolare coraggio, ha trovato il coraggio per fare una cosa che poi, appunto, richiedeva soltanto dignità e. Come dire, voglia di frequentare solo gente per pene. E quindi questo aspetto mi ha sempre affascinato. Poi devo essere grato a Berlusconi, almeno per un motivo bisogna essere grati a Berlusconi, e eh, cioè di avermi fatto conoscere di persona Paolo Silos Slabini negli ultimi sei anni. Eh, lo ritengo un grande onore, eh, ed, è stato, ed è stato ogni volta che lo incontravo lo sentivo al telefono una, una scarica di adrenalina. Che ho ritrovato soltanto in un altro personaggio, più o meno suo coetaneo, e cioè in Indro Montanelli. Eh, ogni volta che Silo Slabini batteva i pugni sul tavolo era veramente una sferzata e ehm, un, un ottimo motivo di per sé per andare avanti a, a fare il nostro mestiere in un certo modo. Credo che noi tutti che abbiamo conosciuto il grande Paolo Sillo Slabini siamo contenti che ha trovato anche spazio nell'unità insieme a Marco Travaglio, insieme ad altri tanti, altri, Elio Veltri. Elio Veltri, tanti altri giornalisti di, di grande valore. Lubeo, cioè. Direttore. Sì, no, è un motivo d'orgoglio di avere delle firme di questo calibro. Eh, si parlava prima del vuoto lasciato da Siro Salabini. Lui, non ha, no, sono sicuro che non amava e non amerebbe le commemorazioni formali. Il vuoto però c'è e, e spiegherò perché. Oltre che per la, il contributo di idee, di forza, di vivacità che ha dato al giornale, perché lui agiva. Come campanello d'allarme? Mi spiego meglio a un certo punto, in un'ora qualsiasi della giornata suonava il campanello d'allarme in coincidenza col suono del telefono. Era Paolo Silo Salabini che chiamava Furio o me mi diceva. Ma vi siete resi conto? Perché lui poi aveva questa capacità di entrare immediatamente nel discorso, non faceva preamboli. Allora io capivo che era lui, dal modo con cui lui si. Perché non è che si diceva sono Silo Salvini, da come si, si presentava. Per esempio, vi siete resi conto che questa storia del... Cito a memoria del conflitto della legge sul del conflitto di interessi: è una grande fesseria perché esiste già una legge che dovrebbe vietare a quel signore di fare il politico e eh, l'imprenditore. È la legge del 57 sulle concessioni pubbliche, approvata da Scelba, da quel comunista di Scelba, il quale nel 57 eh, fece fare una legge per eh, eh, vietare che chi era titolare di concessione pubblica potesse essere eh, candidato. E, Spiegava, ma sono particolareggiato perché è un argomento di cui si riparla di nuovo in questi giorni. E dovrebbe essere il Parlamento nel momento in cui la Giunta per le elezioni autorizza l'elezione dei candidati a dire no, se è con titolare di concessioni pubbliche non può essere. Allora, Faccio, dico, racconto questo perché questa sua capacità di beccare il punto eh, e di citare la legge giusta, di, 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 di ricordarci che tutto in questo paese è stato già legiferato, questo è il paese delle, del milione delle le, di leggi, non occorrono nuove leggi, bisogna applicarle. Gli anticorpi, perfetto, gli anticorpi sono... Non agiscono in questo paese perché gli anticorpi non intervengono laddove dovrebbero frenare la prepotenza o, o la delinquenza. L'altra cosa che lui ci diceva spesso e di cui si, si meravigliava, un po' ridendo, un po' non ridendo, era della sua fazione di questo paese purtroppo a questo modo di agire. In fondo Silo Sarabini, Marco Travaglio ricordava Montanelli, che cosa sono stati? Sono stati delle, delle persone che guardavano la normalità dell'esistenza dell umana. Le persone non devono essere per forza per bene, devono essere per bene perché sono, siamo stati tutti educati al rispetto delle leggi. Ma in Italia il rispetto delle leggi è un fatto straordinario. Per eroico. Cui, eroico. Chi rispetta la legge? Già, e, questa, e questa è la grande anomalia che lo faceva impazzire perché secondo lui era normale che uno dovesse rispettare la legge. Non si ruba, non si mettono le mani nelle tasche dei de cittadini. Questa è un'espressione che usa Berlusconi freudianamente, perché evidentemente lui qualcosa. <ride> sente che c'è qualcosa che si, in cui lui si ritrova. Quindi eh, ci manca questa sua capacità di avvertirci. I giornali sono spesso organismi complessi e distratti, e molto distratti. Lui ci avvertiva. Attenzione, che il punto è questo. Ecco, vorrei però dire che rispetto a Montanelli, Paolo ha avuto un rigore durante tutta la sua vita. Montanelli ah. lo è diventato soprattutto nell'ultima fase. Ecco, sì, sì questa è una precisazione estremamente importante perché il rigore di Montanelli eh, no, ai tempi che aveva Berlusconi editore era piuttosto... Diciamo, c'erano anche le famose Ma, telefonate beh. di Craxi che si lamentava. Eh, Ma anche no? verso Andreotti, voglio dire, sì. l'atteggiamento di Montanelli era molto diverso. Sì, rispetto. Montanelli rispetto a Silo Sabini aveva una, forse una caratteristica, era più cinico. Cioè il cinismo del grande giornalista che ne ha viste di tutti i colori e che per cui a un certo punto i politici sono tutti uguali, l'uomo che dice andiamo a trattiamo di turandoci il naso in fondo, è una persona di, di, di grande qualità intellettuale che però conosce gli esseri umani, le loro debolezze e quindi non fa distinzioni. Ecco, Paolo Silvio Sabini non, non è mai stato cinico e aveva ogni volta l'approccio, posso dire, di un ragazzo. Sì. Di un ragazzo, lui aveva, aveva quella, quella semplicità nel dire no, le cose sono così, perché dobbiamo vederle in un altro modo? Perché dobbiamo considerarle come se dovessimo essere abituati a tutto? Va bene che questo è un paese che ci ha abituati a tutto, ma lui non si era abituato a tutto. Ecco, vorrei andare ad una delle spiegazioni che appunto Paolo Sillo Slabini ha dato qui negli studi appunto anche di Europa 7 del contratto con gli italiani. No, lui, per lui era un'aberrazione. Eh, però comunque ha spiegato bene dove stava tutta quella eh, diciamo, truffa che in realtà è solo un'operazione di facciata, di immagine, perciò eh, chiedo alla regia di far partire il contributo, sempre di Paolo Sillo Slavini, sul contratto con gli italiani. Per eh, ragioni elettorali di Berlusconi, per la, quella gigantesca truffa del contratto con gli italiani, che è sempre valido. Eh? È valido anche fra 50 anni, era valido per la, 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 entro la legislatura, è stato fatto un accidente. Insomma qui l'interesse che è prevalso non è quello pubblico, è quello privato, è elementare. Gli altri non sono sbagli, sono corollari di questo. Il programma del governo era programma nell'interesse di Berlusconi e dei suoi soci stretti. La riforma della giustizia della Costituzione non c'è l'errore logico, no. c'è un errore dovuto al fatto che l'interesse pubblico era stato ignorato, oppure un po' di retorica non fa mai male a nessuno, questo è il difetto. Ridurre le tasse era un'atrocità, subito, era ovvio, semmai si doveva fare la lotta all'evasione fiscale, è possibile anche in Italia. E invece non se ne è parlato, anzi l'evasione fiscale è stata elogiata dalla Berlusconi. Ha detto si fa in tanti modi, non è solo quello di occultare i conti, anche le società all'estero servono a questo, o se no a che diavolo servono, tanto per andare a fare una visita nei, nei paesi tropicali. Questo è, la, è il punto centrale, il programma era quello, quel programma è stato seguito con durezza quando c'erano leggi che dovevano approvare in quel programma l'interesse privato e penale eh, di Berlusconi e dei suoi soci più stretti quelle sono state fatte col tamburo battente come nella torre di Londra con la decapitazione di Anna Bolera ah, invece gli altri sì, le cose di interesse pubblico si nominavano tanto per di una cosa all'origine c'è questo non c'era l'errore di logica gli errori non si fanno, soprattutto quando sono cose elementari. E chi l'ha aiutato ha preso una responsabilità spaventosa. Tremonti e Siniscalco dovrebbero arrossire, solo che il rosso è un brutto colore. Noi siamo stati a casa di un grande scrittore italiano, Andrea Camilleri, e abbiamo raccolto eh, insieme con Francesco Sillo Slabini eh, una, un ricordo di Andrea Camilleri che eh, parla appunto di questo incontro con Paolo Sillo Slabini e chiediamo di far partire questo contributo. Ci siamo conosciuti del tutto casualmente perché... Io ero stato invitato dalla nipote di Garavini, eh, attraverso la nipote Garavini eh, ad andare una sera a cena da lui. Siccome a me interessava conoscere Caravini, eh, dissi di sì. Però quando arrivai lì bisogna aspettare qualche minuto che viene Paolo Silo Selabini. Lei lo conosce? Dice, no, non, non lo conosco, per me non. Un... Quindi poi ho appreso in seguito che quella sera era anche la prima volta che Paolo si girosse la e Garavini si vedevano. Ora, in sostanza eravamo tre estranei l'uno all'altro, ma devo dire che io ebbi l'impressione che eh, Paolo e Garavini si conoscessero da un sacco di tempo. E Garavini, e Paolo Silos Labini ebbe l'impressione che io e Garavini ci conoscessimo da tempo e tutto questo era causato poi, dopo ragionandoci sopra, da Paolo, cioè a dire dalla sua straordinaria capacità di approccio che aveva con le persone, per cui ti pareva di averlo conosciuto da un sacco, da un sacco di tempo, quindi quella piccola... Eh, come posso dire, situazione formale di prima conoscenza che c'è tra tre persone di una certa età, lì venne proprio saltata a pie pari, si entrò subito dentro un'accesa discussione. Che ora non ricordo su che cosa, anche perché devo dire Paolo Silos Labini, anche in età matura come io l'ho conosciuta, era una specie di zolfanello cioè bastava poco, bastava una strusciatina perché si accendesse. E la cosa che mi affascinava della sua intelligenza era una sorta di partenza per la tangente nei ragionamenti, per cui dentro questa partenza per la tangente tutti i fatti sociali, economici, politici finivano con l'essere amalgamati, fusi e ti parevano tutti estremamente semplici quando lui parlava dopodiché finito di parlare ti tornava la confusione cioè dire, voglio dire che questo era senza nessun, nessuna piaggeria quello che è un vero maestro allora la domanda che poniamo all'editore del vero maestro ma è difficile fare l'editore in Italia in una situazione che Paolo Silos Labini ha descritto così bene? Ma è difficile, direi di no, soprattutto se ci sono persone come Paolo Silos e ce ne sono altre anche in Italia che continuano la ricerca della verità senza pregiudizi, senza barriere. La terza è stata editore durante il fascismo, quindi credo che il mestiere dell'editore è un mestiere interessante proprio perché si ha occasione di incontrare persone come lui che particolarmente uniscono la morale all'economia. Il grande insegnamento di Paolo è che la durezza su alcune questioni morali è a salvaguardia dell'economia. Il disastro morale per Paolo è sempre stato disastro economico insieme e questo oggi vediamo quanto sia vero. Ecco, abbiamo un contributo di Paolo Sillo Slabini da un'intervista che alcuni anni fa ho realizzato con lui che è, appunto parla giustamente di questa situazione, di questo disastro che lui collegava e eh, prego di, di far partire il prossimo contributo di Paolo Sillo Slabini. Berlusconi si oppone a fare luce sulle origini della sua ricchezza e delle, dei suoi... Eh, enormi mezzi finanziari perché ha quasi tutto da nascondere, ha l'origine e l'OSCA, questo ormai è chiaro a tutti, non c'è nessunissimo dubbio, non credo che ci siano in Italia persone con un minimo di competenza che lo mettono in dubbio, ha eliminato le prove, anche quelle legalmente rilevanti come nell'ispezione della Banca d'Italia è venuto fuori, come già era venuto in buona parte fuori dall'indagine di Giovanni Ruggeri e di Mario Guarino. Quindi il, il giudizio che riguarda un'area una, un di mistero è negativa. Io mi domando se c'è qualche altro paese al mondo dove una cosa del genere si è verificata. Non so dare una risposta, credo di no. È qualcosa di tremendo. Ecco, io sin dal principio ho espresso questi giudizi, prima fondandomi su quello che eh, veniva fuori dalle indagini giornalistiche, giornalisti seri, perché anche i giornalisti alcuni sono seri, altri no, eh, il, eh, e poi sull'ispezione della Banca d'Italia, contro la quale il gruppo Berlusconi ha urlato, a più non posso, come sempre, che lì era difficile trovare qualche formula. Eh, Uh, ispettori rossi o comunisti o altre amenità di questo genere. Appunto che siano gli ispettori, gli esperti della Banca d'Italia, tutte delle eh, toghe rosse o dei comunisti eh, appunto travestiti è difficile da eh, spiegare agli italiani. Comunque abbiamo qua Elio eh, Veltri e vorrei chiedere a lui che ha scritto un libro eh, insieme a Marco Travaglio, L'odore dei soldi, che ha dato grande scandalo nella televisione pubblica italiana che però toccava giusto quel tema tabù nella televisione, cioè l'origine dei soldi di Berlusconi. Vuoi raccontarci un po' di, di questo e commentare, Silo Slavini? Ma l'odore dei soldi, intanto il titolo voleva dire che non è vero che i soldi non hanno odore, possono avere un odore e un odore sgradevole. Il libro, io l'ho pensato quando era uscito un'anticipazione di una relazione dell'ispettore della Banca d'Italia, dottor Giuffrida, che fu incaricato dai pubblici ministeri di Palermo che istruivano il processo prima Berlusconi che era stato prosciolto subito e poi il processo dell'utri, erano uscite delle anticipazioni sull'Espresso, c'era questa relazione del dottor Giuffrida della Banca d'Italia e una relazione di un maresciallo della Guardia di Finanza, Ciuro, che poi fu incriminato perché si scoprì che era, fu anche arrestato, era una talpa della Procura di Palermo. Io allora decisi di scrivere questo libro, e trovai subito la casa editrice e poi dissi a Marco Travaglio che non, non ne voleva sapere all'inizio. ...e di, dice semmai mettiamo a cura di Marco Travaglio... ...ho insistito perché tra le altre cose per fare in fretta... ...non c'era neanche il tempo che io lo facessi eh, tutto da solo... ...perché bisognava trovare tutta la documentazione... ...in quel libro abbiamo scritto, abbiamo descritto e come è nata la Fininvest, come erano le holding, e abbiamo ripreso la relazione dell'ispettore della Banca d'Italia, non si sa per molti soldi, una parte consistente di denaro, non si è mai capito da dove arrivassero e dove andassero a finire. Il libro lo sanno tutti, è stato, ha scatenato l'ira di Dio perché poi... Gli amici di Berlusconi, secondo me, un po' imprudentemente si sono, ci hanno attaccato per televisione perché se fossero stati zitti il libro sarebbero state vendute qualche migliaio di copie, come capita per i libri di saggistica, invece loro ci hanno attaccato. Poi anche dal centro-sinistra sono arrivati degli attacchi perché la filosofia era non demonizzare mai Berlusconi perché si fa il gioco di Berlusconi. Siamo stati presi in questo fuoco concentrico e quindi il libro è diventato un caso internazionale, poi è stato anche tradotto in Francia, in Spagna, ma siamo stati inseguiti da tutte le televisioni europee per rilasciare dichiarazioni, per non parlare poi delle presentazioni soprattutto in Emilia dove io e Marco andavamo a presentare questo libro, avremmo potuto far pagare il biglietto perché arrivava tanta di quella gente. E c'era una reazione molto pesante nei miei confronti a sinistra perché Marco veniva perdonato perché era giornalista. Io ero considerato politico della famiglia, la famiglia voglio dire non quella di Berlusconi con la F maiuscola, la famiglia. Della sinistra e quindi inopportuno aver fatto questa cosa, però lo volevano presentare lo stesso, quindi lo utilizzavano anche in campagna elettorale. Allora, Poi... vedi, Elio, eh, eh, questo è il senso di autocritica che ancora sopravvive nella sinistra e speriamo in quel senso positivo. Beh, io spero che no? sia finito, anche ecco. perché adesso ecco. eh, però di queste eh. cose parliamo ciliano. Eh. Nella televisione italiana. Io mi rendo conto che anche in questa campagna elettorale tutta la, o quasi la realtà italiana è rimossa, non se ne parla. Ma siamo qua proprio a Europa 7 per dare appunto contributo anche alla figura di Paolo Sillo Slabini no? che è la persona che non si è fatto mai condizionare, mai, mai è sempre detto contro corrente. Se, se mi permetti voglio dire questo: chi non l'ha conosciuto: non si può rendere conto come Paolo abbia vissuto. Gli ultimi dieci anni della sua vita era in attività permanente, frenetica perché lui non sopportava una situazione di questo tipo. Ecco lì, vorrei eh. tagliarti la parola e passarla direttamente al figlio, perché quello è uno delle, degli aspetti che eh, solo chi ha vissuto in famiglia a dire due parole eh, dell'esperienza di figlio di Paolo Sillo Slavini, che è una cosa piuttosto particolare, vero Francesco? Beh, diciamo, papà era uno che una ne faceva, cento ne pensava e poi altre 500 ne faceva. Io poi ho vissuto all'estero per vari anni, per cui ogni tanto tornavo a Roma e mi ero perso qualche puntata, diciamo. Cioè, una volta è saltata fuori che ha fatto un, un codice etico e tra gli altri firmatari c'era Sabina Guzzanti. E a me mi sembrava curioso questo fatto, che papà andasse a fare una cosa con Sabina Guzzanti, ma dall'altra parte era del tutto naturale, perché effettivamente... Sono stati anche gli unici, questo gruppo di persone, che hanno portato avanti delle tematiche che comunque ne, nella solitudine generale diciamo. E magari posso raccontare questo piccolo episodio che appunto siamo stati insieme, l'ultima volta al cinema insieme siamo andati a vedere Viva il Zapatero e che comunque è un film che ben rappresenta purtroppo la situazione italiana. E, e papà si lamentava tanto che in Italia non ci fosse stato qualcuno come Michael Moore che avesse fatto un, un, un documentario sulla vita politica, e poi c'è stato perché questo. Io a Zapatero comunque è un film molto forte che rappresenta bene la, la situazione e, ed è anche divertente perché, comunque, Sabina Guzzanti è una persona che ha, ha spirito e comunque tutti ridevano io anche ridevo, ecco lui non rideva lui è uscito dal cinema, era furioso proprio, non si poteva neanche parlarci più perché era proprio su tutte le furie perché proprio era questa distruzione sistematica di, 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 di valori fondamentali che lo, lo mandava veramente in, eh, lo faceva uscire ecco, fuori infatti valori eh, per i quali Paolo Sillo Slabini ha combattuto li, eh, lo ricorda Marco Travaglio in un suo intervento che abbiamo raccolto insieme con eh, Francesco Siloslabini che parla appunto anche dell'appello eh, appunto eh, agli italiani del 2001 e chiedo di far partire L'incontro più emozionante anche divertente che io ho avuto con lui è stato a Torino lui stava eh, promuovendo l'appello in difesa della democrazia che vedeva giustamente, visto con il seno di poi ma visto anche da allora eh, non ci voleva molto a prevederlo, eh, pericolo per la democrazia che sarebbe derivato dalla vittoria elettorale di Berlusconi nel 2001, credo che fosse aprile, subito dopo il caso di Satirico che mi aveva coinvolto della presentazione dell'odore dei soldi scritto con Elio Beltri. E quindi lui venne a Torino per un convegno e poi ci incontrammo casualmente perché io stavo in quei giorni intervistando per una lunga testimonianza Alessandro Galante Garrone a casa sua, in via Grattoni a Torino e lui passò per un convegno e poi venne a trovare Galante eh, e quindi ci incontrammo a casa sua e lui era arrivato con il testo definitivo eh, dell'appello e mh, ovviamente Galante Garrone lo firmò senza neanche leggerlo perché si fidava ciecamente c'era un idem sentire assoluto fra questi due personaggi e c'era anche una somiglianza molto forte mentre invece Bobbio aveva delle titubanze Norberto Bobbio temeva di essere trascinato in polemiche. Norberto Bobbio era molto più lucido mentalmente, ma molto più devastato fisicamente di Galante Garrone e quindi, insomma, era stanco, non voleva più stare in prima fila, in prima linea e allora non voleva firmare. E io ho assistito a questa telefonata di Silos e di Galante che si passavano continuamente il telefono ricattando moralmente Bobbio per indurlo a firmare. Alla fine spuntarono, non solo la firma, ma la prima firma, perché Bobbio fu poi messo in cima alla lista dei firmatari. Effettivamente aveva ragione Bobbio, furono massacrati per avere fatto quell'appello. Eh, ricordo che Giuliano Ferrara insieme a Mieli, Salvati, Barbera e Franco De Benedetti fecero un contrappello per dire ma no, ma figuriamoci, ma non esageriamo, ma non demonizziamo, eh, è normale eh, alternanza, ma adesso c'è la sinistra, magari ci sarà la destra, ma non succederà niente. Ecco, io credo che tutti coloro che hanno firmato quel contrappello oggi non lo rifirmerebbero più se fossero. Tutti onesti intellettualmente chiederebbero anche scusa ehm, a Silos, a Galante, a Bobbio, ehm, a Flores e agli altri che firmarono poi ehm, a Pizzorusso, ehm, perché avevano avuto ragione loro e avevano avuto torto quelli del contrappello. al direttore dell'Unità, che è orgoglioso di averlo avuto tra i suoi collaboratori, queste battaglie di Silo Slabini, a che cosa, eh, che cosa è rimasto? Qual è l'eredità anche di questo? L'eredità, è... ecco io non parlare di eredità, perché mentre ascoltavo Travaglio e riflettevo su quello che abbiamo visto e sentito oggi, mi ponevo il pensiero di se Silo Slabini fosse, potesse scrivere oggi, o, o meglio potesse scrivere l'11 aprile, sul futuro di questo Paese, augurandoci che l'11 aprile sia una giornata di festa, almeno per noi, che cosa direbbe? Direbbe: forse tornerebbe sul problema degli anticorpi. Gli anticorpi non ci sono stati in questi anni, bisogna ricostruirli, ricostituirli. La grande impresa. Del, della centro-sinistra dell'Unione, sì sarà quella di, 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 di tassare le rendite finanziarie, di fare tutta una serie di provvedimenti che mancano a questo Paese, ma bisogna ricostruire questa, eh, questi anticorpi, questo modo di affrontare in maniera sana i problemi. Ecco, io eh, vorrei: non uno, ma tanti Silos Salabini capaci di premere su questa nuova classe dirigente e di dire loro non ripetete gli errori del passato, non, questa storia del de non, demoni, de non demonizzare è una gran fesseria, lo diciamolo chiaramente, eh, non si demonizzano i, gli avversari politici, bisogna polemizzare, criticarli e denunciarli, ma se si rinuncia a fare questo, soprattutto quando gli avversari politici Rappresentano quello che ha rappresentato in questi anni e che continuerà a rappresentare Berlusconi perché non illudiamoci che Berlusconi esca di scena. Berlusconi si siederà sulla riva del fiume aspettando che il governo di centrosinistra esploda e quindi e per poi presentarsi di nuovo come il nuovo caudiglio. Attenzione, che purtroppo eh, la malattia eh, non è curata del tutto. Allora, bisogna ricostruire gli anticorpi. Silos l'avrebbe fatto con grande efficacia, sarebbe partito subito l'ancia in resta, diceva Camilleri, accendendosi come uno zolfanello. Ci mancano gli zolfanelli, ci mancano le persone che eh, sappiano accendersi su questi problemi. Speriamo, ecco, speriamo di averle in futuro e di essere tutti qui, pronti tra qualche tempo a dire bene: Silos sarebbe contento del paese che stiamo finalmente costruendo. Posso aggiungere. Da e... Dell'Aro ha perfettamente ragione. Soprattutto se vince il centro-sinistra come noi ci auguriamo, ci, sarebbero, ci sarebbe bisogno di tanti tantissimi. Perché se vince il centro-sinistra ha un compito primario e ci vogliono anni, non si fa in una legislatura. Avviare il processo di ricostruzione morale e civile di questo paese e per avviare questo processo. E per portarlo avanti c'è bisogno di persone come Paolo Silos Lobbini. Ecco, questo è un ottimo lancio per l'ultimo contributo di stasera di Andrea Camilleri, che parla proprio dei guasti alla cultura. Eh, che ha subito e eh, anche dei tanti anni che ci vorranno per riparare sì. questa cultura nelle, eh, nella, nelle sue profondità. Non è appunto togliendo un governo si certo. ripari perché ricorda appunto anche gli anni del fascismo che per decenni ancora c'era diciamo, la terra fertile. Forse in Italia, ahimè, non basta si, mai, non si fa eh, con le leggi. Ecco, non basta approvare le Appunto, una, Non bastano le leggi, cose. basta la rivoluzione culturale, se si può prendere questa parola in prestito a qualcun altro. Per favore Andrea Camilleri. Ma al cospetto di un varietà televisivo osceno, e non parlo di perché si mostrano le tette o perché osceno nella qualità di, di, del gruppo delle, de, del presidente Berlusconi, una la memoria di spettacoli come quelli di Antonello Falco e con le gemelle Kessler diventano la divina commedia rispetto. Rispetto a un giornaletto pornografico, proprio lo st stesso tipo di proprio. Io non sto parlando di cultura altissima, sto parlando di qualità che veniva data quotidianamente agli italiani. E noi oggi siamo arrivati al fatto che uno che va a dire a comando delle guardie di finanza che beh, beh, le tasse bisogna anche saperle evadere perché è successo a uno che si fa le società offshore, perché come fa facciamo tutti per non pagare le tasse, ha instaurato in Italia una sorta di, quella che io chiamo, la morale del motorino, cioè questi motorini che noi vediamo circolare contro mano, perché tanto sono piccoli, possono andare velocemente, passare col rosso ma sì perché tanto ci impiegano un attimo salire sul marciapiede ma sì il tempo che vanno un poco di marciapiede che cioè, parcheggiare dovunque la morale del motorino cioè del sopraffattore che non ti sopraffa neanche con la Mercedes o con la BMW o con la Ferrari ti sopraffà col motorino ti mette questa è la morale italiana allora in una morale in gran parte è quella del motorino si figuri chi motorini li fabbrica come capo del governo appunto Bella della del noi dobbiamo ringraziare Andrea Camilleri per questa stupenda idea del partito del motorino di spiegare la morale eh, imperante, no? dominante in Italia che noi da corrispondenti esteri non avremmo mai usato osato di trovare una, una tale eh, descrizione che potrebbe sempre sembrare eh, di disprezzo eh, verso la, il paese che, che ci ospita allora vorrei chiedere eh, prima al, all'editore e poi a Elio Vetri, nel frattempo Antonio Padellaro, direttore dell'unità ci ha lasciato perché deve tornare urgentemente al giornale. Eh, Giuseppe la Terza, lei vede un futuro in, in cui il partito del motorino in Italia non è più il partito governante? ma Io faccio l'editore, quindi diciamo quello che, che, che faccio è cercare di pubblicare libri che contribuiscano a un futuro migliore. Quello che vorrei dire è che se mi dovessero chiedere qual è la cifra per me, Essenziale della battaglia di Paolo, direi semplicemente una battaglia liberale. Il problema è che ci sono molti falsi liberali in Italia, pronti a varcare la frontiera per scendere a compromessi, per accettare il meno peggio. Paolo stabiliva una frontiera e all'interno di questa frontiera, in maniera concreta, pragmatica, da economista che calcolava, niente affatto ingenua, niente affatto ingenua. Paolo sapeva benissimo cosa ci vuole per far andare avanti una società, ma la frontiera la metteva e questo è tipico del liberale. Il liberale è un signore che ha un'idea per cui ci sono alcune cose che non sono, come si dicono in inglese, negoziabili. C'è una frontiera oltre a cui ci sono delle cose non negoziabili <ride> e Paolo è sempre stato dentro questa frontiera. Credo che come diceva Paolo ognuno di noi può fare qualcosa. Non ci sono uomini eccezionali e uomini nulli. Ci sono uomini in carne ed ossa con i loro difetti, ciascuno di noi nel, nel proprio lavoro, che cercano di essere un po' più vicini a come è stato Paolo. Elio Veltri, io vorrei chiederti eh, che cosa è l'insegnamento che tu hai appreso da Paolo Silos Labini, e eh, in che modo pensi o speri di essere uno dei tanti Silos Labini, eh, anche a dispetto del figlio che abbiamo presente. Un, un altro Paolo Silos Labini, un seguace, non voglio dire, ma comunque uno che ha capito quello che era la grande lezione di civiltà di Paolo Silos Labini. Ma Silos Labini per me è stato quello di Paolo: è stato l'incontro più importante della mia vita, anche se nel Partito Socialista, finché ci sono stato, avevo fatto un altro incontro importante. Che era con Riccardo Lombardi, che era il leader della sinistra. Ma l'incontro con Lombardi era sempre un po' inquinato dai fatti quotidiani della politica. Quello con Silos non aveva perché eravamo due persone libere, fuori dai partiti, però con una stessa radice che era questa radice eh, socialista e liberale, liberal-socialista. Beh, intanto. E che cosa mi... parlare con Silos era parlare con la storia innanzitutto non solo un uomo di una cultura perché Silos Labini gli economisti anche bravi se parlano sempre di economia possono essere anche noiosi e aridi Silos Labini era un uomo che conosceva la letteratura la poesia la musica era ironico recitava in inglese Shakespeare lo scriveva e poi aveva era come parlare con la storia perché lui ti raccontava gli episodi dell'incontro quotidiano con Salvemini, per esempio, in America, oppure gli incontri con altri personaggi molto importanti che ha conosciuto, con eh, eh, Galante Carrone, eh, con altri mh, esponenti antifascisti, con Sturzo. Quando parlava Silos ti, ti sembrava di entrare nella storia. L'insegnamento fondamentale è questo, e Silos non divideva mai la, ciò che si dice da ciò che si fa, la, era la coerenza, io non ho mai trovato una persona coerente come Silos, era coerente fino al dolore perché la coerenza portata alle estreme conseguenze è dolorosa perché devi fare anche dei sacrifici ed era conseguente. E, e poi come ha scritto un suo allievo che Salvati, che Paolo in un'occasione non aveva neanche trattato molto bene, e, e, beh, Paolo quando, quando trattava uno eh, male lo trattava male davvero, beh, Salvati eh, quando è morto sulla prima pagina del Corriere della Sera ha scritto una cosa straordinaria perché ha iniziato dicendo in un paese di nani è morto un gigante. Ecco, Paolo Silos Labini era un gigante e non solo come economista e quindi è stato un grande piacere averci a che fare continuamente, lui telefonava con me, e telefonava e io gli, oppure gli dicevo sono Elio e lui diceva ma cosa me lo dice a fare, lo so che sei Elio, invece quando io non ero a casa telefonava e a mia moglie diceva eccomi. Ci sono e allora c'era questa consuetudine sì. straordinaria, parlavamo, discutevamo, qualche volta litigavamo, ma poi alla fine trovavamo la quadra perché c'era un sentire comune. Sì. Io sono convinto che al di là delle leggi sull'economia, l'occupazione e tutto il resto, questo Paese ha bisogno, ripeto, di una ricostruzione morale, civile, profonda. Se la gente, soprattutto il mondo, la politica, non tiene conto che Bisogna mettere insieme ciò che si dice e ciò che si fa e che i comportamenti non possono essere sempre diversi da ciò che si dice, noi non faremo un solo passo avanti perché non daremo nessun insegnamento serio ai, ai giovani e il primo problema di questo Paese è di fare in modo che ci siano cittadini per bene sani che abbiano a cuore il bene pubblico, la res okay. pubblica. Ecco, infatti, noi siamo tutti convinti che Paolo Sillo Slavini aveva davvero liberale, perché per fortuna. Lui poteva sempre vantarsi di non essere mai stato a sinistra, no? non era non comunista né Non era stato no? né comunista né, fascista. Appunto, né, comunista, né eh. fascista, perciò aveva tutti i titoli per parlare anche dei problemi da un lato eh e dall'altro certo. lato e lui ne aveva la lucidità per capire questi problemi e non aveva neanche appunto, eh, problemi di dire pane a pane. Questa era una sua grande forza che ha impressionato anche il pubblico tedesco al quale ho fatto conoscere già tanti anni fa eh, anche le sue interviste, oltre ai suoi saggi che erano. Eh, Posso notti, ricordare no? la, la scaletta eh. in 30 secondi: Salvemini, i fratelli Rosselli, Ernesto Rossi e poi Galante Garrone fino a Silos Labini. Questa grande tradizione. Socialista, azionista e liberal socialista, che in Italia è stata anche trattata malissimo sia dai comunisti che dai fascisti e anche poi dalla democrazia cristiana, ma che ha dato un enorme contributo morale e civile a questo Paese. Io eh, in chiusura della trasmissione, eh, serata speciale, Paolo Sillo Slabini, vorrei dare la parola al figlio Francesco Sillo Slabini, che, eh, che chiude. Qui con noi e questa serata. Ma io posso chiudere secondo me una delle cose almeno più recenti e più fresche perché poi ci vorrà tempo per capire bene che cosa è successo con la scomparsa di papà. Una delle ultime cose che ho trovato sicuramente sono i ringraziamenti nel suo libro Ai Serve Italia perché in quei ringraziamenti lui fa una lista di persone e spiega perché li ringrazia. Sono persone che aveva conosciuto ma anche aveva solamente letto degli scritti. E dice delle cose molto belle che magari vi vorrei leggere. Queste persone vanno da Fulio Colombo a Beppe Grillo, da Marco Travaglio, agli Amici del Cantiere che, tra l'altro, sono stati anche e ancora rappresentano un'associazione un politica che ha cofondato per un'azione politica più strutturata. Diciamo che speriamo possano continuare in questa battaglia. Anche il presidente Rosca Luigi Scalfari e Giovanni Sartori. E lui li ringrazia con la convinzione che queste persone e tante altre che vivono e non si lasciano vivere, siano convinte che se va bene possano rimettere l'Italia sulla lunga e faticosa via dell'incivilimento, inci oppure se va male condannarla alla barbarie, ossia la perdita dell'autostima e di qualsiasi dignità. Ecco, in qualche modo lui passa il testimone a quelli che gli sembrano diciamo, gli anticorpi, in qualche modo più... Più, più, più pronti a, a prendere adesso il testimone per continuare queste battaglie civili. Ringraziamo Paolo Siloslavini e speriamo di aver dato un piccolo contributo a formare alcuni anticorpi nel corpo dell'Italia. Grazie, qui dagli studi di, di Europa 7.